Doppio traguardo per le Marche annunciato dal governatore Francesco Acquaroli. Nella giornata di ieri la regione ha registrato 1 milione di dosi somministrate e oltre 1 milione di cittadini prenotati per il vaccino. Un traguardo importante raggiunto anche grazie all'apertura dello slot 12-39 anni e delle inoculazioni riservate agli studenti in vista degli esami di maturità. Anche a Fano quasi tutte le persone intervistate questa mattina hanno dichiarato di aver fatto il vaccino o di recarsi a breve negli hub del territorio. L'ha fatto? Io mi sono vaccinata. Quando l'ha fatta la somministrazione? A maggio. Quindi molto presto, insomma, mese scorso. Sì. Per quale motivo? Perché ho mio marito con patologie, per cui ho preferito farla. Sta più tranquilla? Molto. Abbiamo fatto io ho fatto già i 2 richiami, benissimo, sono d'accordo, assolutamente. Ecco, lei invece? Sì, anche io, uguale. Fatto. Fatto il vaccino? No. E lo farà? Sì. Quindi è convinto, sì. Sì, sì, in un futuro. Si è già prenotato? No, mi prenoterò molto. Grazie presto. Mille. Io non l'ho fatto, neanche ci penso a farlo adesso. Ha già avuto il Covid oppure ha qualche preoccupazione su questa somministrazione? Ma no, io il Covid ce l'ho tutti, l'influenza, la febbre, il raffreddore, vado in mare con 40 di febbre, sono sempre andato, adesso si chiama Covid, influenza, pakistana, boh, io ce l'ho sempre avuta. Non ha paura? No. Lei come la pensa? Io l'ho fatto ieri sera. Come sta allora? Bene, sono andata a camminare stamattina, già va bene. Nessun effetto collaterale al momento? La prima dose, dopo non so, vediamo la seconda. Che lo consiglierebbe? Sì. Per tutti, qualsiasi fascia di età, giovani, meno giovani? Beh, io ho i figli, adesso vorrei aspettare un pochino, aspettiamo. Per loro ancora, insomma, sì, vede. Ancora presto. Buongiorno, avete fatto il vaccino, lo farete? No, però sì. Penso di farlo. Ecco, anche voi farete il vaccino? Sì, sì, penso di sì, ancora non l'ho fatto, ma dobbiamo prenotare per farlo. In famiglia invece? Mio padre l'ha fatto e mia madre ha fatto la prima dose. Tu lo farai? Sì, penso di sì, ancora non l'ho fatto, mia madre ha fatto la prima dose, mio padre ancora no. Compagni di classe, loro sono già andati o prenoteranno? Sì, pochi però per ora, però penso che prenoteranno in molti. C'è un po' di timore secondo voi tra i giovani oppure no? Sì, più che altro per quello che stavamo dicendo, che si dice che porta all'infertilità per le ragazze giovani e poi un po' in generale. Avete fatto il vaccino, siete d'accordo? Ora no, non l'abbiamo fatto, però a breve penso che sarà il nostro turno. Anche nel vostro nucleo familiare l'hanno già fatta la somministrazione? Mia nonna e mia mamma sì, hanno già fatto la prima dose. E no, mia nonna fa tutte e due, mia mamma ha fatto la prima e deve fare la seconda dose. Si è già prenotato? Sì, per venerdì. Anche tu? Io non ancora, ma lo farò a breve. Siete d'accordo, nonostante la giovane età? Penso sia importante. Quanti anni avete? 21. 31. In famiglia lo hanno già fatto? Sì, i miei già l'hanno già fatto. Lei ha fatto il vaccino? Sì. È favorevole, insomma, se l'ha fatto? Naturalmente sì. È più tranquillo adesso che... Io sono sempre stato tranquillo, che lo facevo o non lo facevo, sono sempre stato tranquillo. No, io l'ho fatto, la prima dose, la del seconda la dovrò fare il 22 luglio, tranquilla. I giovani che conoscete invece, non so se avete figli, nipoti, io sono propensi a fare? La farà adesso, e ha 35 anni, quindi la fa adesso il 25 di giugno, mi pare, e il marito lo stesso, lo fa domani. No, non ho fatto il vaccino. Per quale motivo? Perché sono giovane, sto bene, l'ho lasciato a chi aveva più bisogno, poi più avanti magari lo farò sicuramente.